Dal professor Lagrasta, le festività natalizie sono un'occasione propizia per essere insieme, per poter anche soffermarsi su temi importanti, ma un'occasione anche per lanciare un messaggio tramite le nostre telecamere. Sì, il messaggio consente di comunicare e di dire che il Natale deve essere un momento di incontro, di dialogo e di ascolto. Il Natale è un momento per fare comunità, per rompere le barriere delle solitudini, per aprire alla comunicazione, alla comunità. Quindi dialogo, ascolto e anche dolci emozioni, riduzione della complessità. E tutto ciò consente a noi esseri umani di rompere le barriere, di distruggere i muri, di aprire gli orizzonti di senso e di significato. E come aprire gli orizzonti se non attraverso una filastrocca che possiamo leggervi? La leggiamo? Quindi la cultura uno strumento. Come augurare un... insomma, in questo periodo natalizio, qual è l'augurio per gli amici a casa? Sì, è vero. La cultura è uno strumento di comunicazione, ma anche che costruisce, che promana emozioni positive. E la cultura è anche uno strumento di affettività, perché apre e consente di avere gli strumenti per comunicare, per usare e applicare l'intelligenza emotiva, l'intelligenza visiva, l'intelligenza relazionale. È l'intelligenza proprio che amicale, l'importante è l'intelligenza amicale, e questa nostra filastrocca ci consente di fare comunità. La leggiamo. Natale è nel cuore di tutti, sul mare, in città, tra i giovani frutti, Natale di sole, Natale di luce, Natale di cuore e di dolci parole. Parole e canti, parole e incanti, parole bambine, rime festose, parole divine. Natale nel tempo, Natale nel sole, Natale nel vento e con dolci parole. Auguri, buon Natale e felice anno nuovo con le nostre filastrocche.